Sindrome della donna atletica. Questo non è il nome ufficiale di una malattia. Comunque, le donne che allenano regolarmente il loro fisico in modo eccessivo e duro potrebbero rischiare di sviluppare osteoporosi, disturbi alimentari e amenorrea, l'interruzione del ciclo mestruale, riferiva il quotidiano brasiliano Folha. Turibio Leite del Barros Neto, quando era coordinatore del Centro di Medicina Fisica e Sportiva dell'Università di San Paolo, dichiarò: idealmente, una donna dovrebbe avere il 10% in più di grasso corporeo rispetto a un uomo. In altre parole, non dovrebbe avere meno del 15% di grasso corporeo. Se una donna ha meno grasso di quella quantità, il suo corpo può avere difficoltà a produrre gli ormoni necessari per regolare il suo ciclo mensile e potrebbe limitare il calcio che accumula nelle sue ossa, portando all'osteoporosi, ha detto Folha.